Comunità per la via della conoscenza. Attraverso Attilio Masiero. Voce della quiete punto vaiano @gmail.com a cura di VB Andrea. Per continuare a sentirvi protagonisti, voi avete bisogno di differenziare, e quanto più differenziate, tanto più siete consapevoli che una cosa vi appartiene e che l'altra non vi appartiene, oppure che lui è vicino a voi o che vi è lontano. Nell'indifferenziazione non è che tutto appaia uguale, però non ci si preoccupa più di quanto l'altro possa penetrare nella propria vita, continuando a posare lo sguardo sull'altro, poiché si diventa molto incuriositi di lui e dalla sua diversità. Con l'aumentare della curiosità rivolta alla diversità dell'altro, in quanto cadono le barriere e muore pian piano il proprio protagonismo, l'altro diventa sempre più ciò che conta e diminuisce il proprio contare. A quel punto anche l'azione che verrà compiuta avrà sempre meno un protagonista e perciò non sarà più carica di tutti quei progetti, di tutti quei desideri e di tutte quelle aspettative di vincere la battaglia sulla vita per poterla piegare a sé. Eppure quell'azione apparterrà ancora ad un qualcuno, perché ancora quell'individuo si domanderà come compierla affinché tutto quel processo possa realizzarsi. Siamo in una situazione in cui un uomo accondiscende maggiormente a ciò che la vita offre, comprese le relazioni, poiché spesso per voi la vita sono le vostre relazioni, pur con la domanda sempre presente sul come fare affinché tutto questo si realizzi. È lì che la vita appare a quell'uomo come un continuo buttargli in faccia tutta la sua pochezza. Pochezza che si evidenzia soprattutto attraverso l'incontro con quegli esseri, da lui considerati diversi, che potranno invadere il suo campo più di prima, in quanto dentro di lui sono diminuite le barriere, rendendo più facile incontrare i propri limiti. Però quell'individuo non è ancora pronto ad accettare le varie forme della diversità che pungolano, che gli fanno cogliere i limiti e perciò rendono più evidente quanto lui sia povero, prima di arrendersi definitivamente alla vita. È la resa alla vita a cogliere l'uomo alla morte del suo protagonismo, dopo essere stato così a lungo incalzato dalla vita da non avere più spazio per sé.